Nuove tensioni oggi a Bruxelles, dove mentre era in corso la riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura, la protesta dei trattori è di nuovo degenerata in scene di guerriglia urbana, con manifestanti che hanno forzato alcuni blocchi della polizia, lanciando fumogeni, petardi, uova o lattine contro gli agenti. È stato bloccato l'accesso stradale all'aeroporto principale della capitale belga. Si sono registrati anche diversi roghi appiccati da chi protestava fuori dal Parlamento europeo. All'interno, invece, si sono appunto svolti i lavori del Consiglio Agricoltura, che doveva esaminare le proposte della Commissione europea per alleggerire gli oneri fiscali e burocratici a carico della categoria. Al tavolo di trattativa, insieme al ministro Francesco Lollobrigida, che ha chiesto che la PAC, la politica agricola comune, venga riscritta subito, c'era anche Confagricoltura Nazionale col suo presidente Massimiliano Giansanti, che all'apertura dell'assemblea con i delegati regionali e provinciali della Confederazione giunti da tutta Italia nella sede del COPA a Cogeca ha affermato: questa è la casa degli agricoltori e questi momenti di confronto sono il modello perfetto per arrivare ad una proposta unitaria che tuteli gli agricoltori e la sicurezza alimentare europea. E noi siamo collegati con Luca Brondelli di Brondello, che è membro di giunta di Confagricoltura Nazionale. Grazie per questo collegamento. Sappiamo che COPA ha chiesto per il prossimo commissario UE all'agricoltura la vicepresidenza esecutiva. Traduciamolo. Beh, sicuramente avere un commissario all'agricoltura che sia anche vicepresidente della commissione darebbe molta forza alle istanze del mondo agricolo. Abbiamo visto cosa è successo nella precedente commissione, che avevamo un forte vicepresidente molto vicino agli ambienti verdi e dei partiti verdi rappresentati in Parlamento, e questo non è sicuramente stato un aiuto per noi agricoltori. Quindi noi chiediamo che il prossimo commissario agricoltura sia di un paese importante e sia anche vicepresidente della Commissione, per poter riuscire a iniziare a parlare di una modifica della prossima PAC che sia meno penalizzante per le aziende. Intanto vediamo se riusciamo a modificare qualche cosa di quell'attuale, che comunque ricordo sarà in vigore fino al 2027. Voi avete consegnato un documento al ministro dell'Agricoltura italiana Francesco Lollobrigida, chiedete produttività e competitività delle imprese, verrà consegnato a breve anche al prefetto di Alessandria. Sì, certo, nei prossimi giorni saremo ricevuti dal prefetto di Alessandria e porteremo il documento, intero che è stato presentato oggi al ministro, e altre istanze che ovviamente il nostro territorio, e che sono tutte frutto anche delle istanze che animano in questi giorni le proteste sul territorio. Voi più volte avete ribadito che si va a discutere ad un tavolo, così avete fatto, così avete portato questa riunione nazionale, niente meno che a Bruxelles. Ovviamente ci sono tante aspettative in questo senso, state lavorando? Certo che stiamo lavorando, stiamo ascoltando, abbiamo prima ascoltato e continueremo a farlo i nostri associati, e porteremo le loro proposte come abbiamo sempre fatto, ma forse con ancora più forza oggi ai tavoli dove si prendono le decisioni. Grazie a Luca Brondelli dal Nazionale, grazie a Paolo Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria.